La crisi energetica da un lato ha generato la riapertura delle centrali a carbone, dall'altro lato però ha dato un'evidente accelerazione alle rinnovabili, che invece purtroppo in Italia da molti anni erano ferme. Installavamo meno di un giga all'anno, che vuol dire andare a una velocità di crociera totalmente insufficiente. Nel 2022 abbiamo installato più 165% di fotovoltaico e più 100% di eolico, quindi abbiamo dimostrato che si poteva accelerare seriamente. Nel 2023 ci aspettiamo che questi dati crescano ancora. Dobbiamo arrivare a 7-8 giga all'anno di energia rinnovabile installata nuova, quindi, come dire, dobbiamo raddoppiare la velocità di crociera a cui stiamo andando ora, però penso che ce la possiamo fare.